Buonasera amici ascoltatori di Radio Touring 104 e Video Touring. Lunedì torna all'appuntamento di A Tu per Touring. L'argomento di questa settimana: migranti dall'accoglienza alla sistemazione. Un argomento che avremmo voluto affrontare insieme a alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale di Reggio Calabria, Lucia Nucera, assessore alle politiche sociali del comune di Reggio, e Antonio Ruvolo, consigliere comunale delegato alla protezione civile. Entrambi non sono ancora arrivati. Ruvolo ha dato forfè, l'assessore Nucera ancora non è arrivato, ma noi, per correttezza nei confronti dei nostri radioascoltatori, ovviamente della professionalità che ci contraddistingue con tutta Radio Touring, iniziamo. I nostri radioascoltatori sono le persone più importanti, sono le persone più importanti, quindi siccome gli argomenti ce li abbiamo anche altri contributi, cercheremo di affrontare questo argomento: migranti dall'accoglienza alla sistemazione, insieme ai contributi che siamo comunque riusciti ad avere nel corso di questi ultimi giorni, contributi di altri esponenti delle istituzioni e delle forze dell'ordine che stanno contribuendo a cercare di mitigare questo problema, che è un problema che riguarda le persone principalmente, quindi è un problema di grande importanza. Il porto di Reggio Calabria, lo sappiamo già da diversi anni, è oggetto di diversi arrivi da parte di migranti che vengono tratti in salvo lungo il canale di Sicilia, e non solo, migranti che scappano, ovviamente molti dei quali scappano da situazioni non felici dal Nord Africa, dall'Africa e dal Medio Oriente, e cercano di trovare una nuova speranza in Europa. La Calabria è una regione ovviamente molto esposta agli arrivi, come molte altre del Sud Italia, penso alla Sicilia, la Puglia e le isole tra il canale di Sicilia e le altre piccole isolette, una regione molto esposta. Il porto di Reggio Calabria è stato individuato già nel corso degli anni scorsi come porto principale per l'arrivo dei migranti salvati, molti dicevamo dalla Marina Militare Italiana e non solo, anche da altre associazioni non governative che operano per il salvataggio e la tutela dei migranti, arrivano e vengono smistati in altri centri di prima accoglienza e non solo. Ma tra l'altro il porto di Reggio Calabria è un porto che è la città di Reggio Calabria è incentrato in un sistema di accoglienza dei migranti minori non accompagnati, che necessariamente, una volta, proprio per il loro status di migranti minori, devono essere sotto tutela del Tribunale dei Minori, quindi devono rimanere in città in qualche modo e cercare di essere sistemati. Sì, ricordiamo, i migranti quando arrivano dopo qualche giorno in teoria vanno i maggiorenni. Per i minorenni c'è un altro stato, la procedura è diversa. Ovviamente c'è differenza tra accoglienza e sistemazione. Noi abbiamo ripreso l'argomento non perché sia passato in secondo piano, ma in due occasioni alcuni media nazionali, prima la RAI, poi Striscia la Notizia, in due occasioni, quest'ultima Striscia la Notizia, è tornata sulla sistemazione, diciamo, poco consona di alcuni centinaio circa di migranti minori non accompagnati sistemati per diversi mesi in una palestra sportiva della città di Reggio Calabria, lo Scatolone, per moltissimi mesi. Sono state diverse proteste, soprattutto per le condizioni precarie che dovevano, in qualche modo, situazioni certamente non facili per la sistemazione di questi migranti. Molto, molto difficili. Molto, certo. Difficili. I migranti, dopo l'arrivo di Striscia la Notizia, sono stati trasferiti dopo due giorni in altre strutture, sappiamo a Catona di Salice e in altre strutture del territorio provinciale. Striscia la Notizia è tornata qualche giorno fa, sì, proprio a Reggio Calabria. Ma io ho visto delle immagini, anche delle scene di un ragazzo che abbracciava Gianfranco Arrigò piangendo, che tipo non voleva andare via. Ma infatti questo era l'argomento, l'argomento della trasmissione, appunto, accoglienza e sistemazione, perché sappiamo che ovviamente la sistemazione nello Scatolone non è una sistemazione certamente molto, molto edificante, soprattutto anche per quelli che per gli sportivi. Figuriamoci per questi ragazzi che per 7-8 mesi sono dovuti è arrivato l'assessore. Sì. Ora ci fermiamo un attimo, allora, l'assessore aspetta, dopo che abbiamo aspettato noi per 26 minuti, quindi entrare nel corso della seconda parte di Voices. Okay. Noi ascoltiamo ora in qualche modo, per cercare di capire i dati ascoltiamo l'intervista al comandante Giancarlo Russo, che è il comandante della direzione marittima della Calabria, che ci darà qualche dato sull'impegno e il recupero dei migranti appunto nello stretto.
Allora, un attimo solo, eccola qua. Sì, Giancarlo. Dall'unità di Roccella e di Crotone, per quanto riguarda l'attività che coinvolge l'operazione SAR lungo la costa ionica, che è quella purtroppo più esposta a questo fenomeno di flusso migratorio. E spesso e volentieri questa attività viene svolta in condizioni decisamente difficili, a notevole distanza dalla costa, in ottemperanza a quelle che sono le disposizioni internazionali che ci obbligano a portare soccorso. Porti calabresi che hanno visto oltre 30.000 migranti nel corso del 2016, giunti a vario titolo su varie unità, sia mercantili anche straniere, che sulle unità dei dispositivi, sulle unità militari dei dispositivi disposti lungo le coste, a largo delle coste libiche. Allora, abbiamo ascoltato il commento del comandante Giancarlo Russo, comandante della direzione marittima della Calabria Basilicata, sui dati e l'impegno del recupero dei migranti. 30.000 migranti giunti al porto di Reggio Calabria nel solo 2016. Questi sono i dati. Intanto ci ha raggiunto l'assessore Luciano Cera, assessore alle politiche sociali del Comune di Reggio Calabria. Buonasera. Buonasera. Chiedo scusa per il ritardo, ma vista la delega io sono stata impegnata con una riunione nello SPRAR che abbiamo nella zona dei ricoveri riuniti, che ho seguito, sto seguendo personalmente il percorso di formazione di queste famiglie, e sinceramente è una bella realtà, ma ci sono dei problemi che periodicamente andiamo a visionare. Ecco, per chi non lo sapesse, lo SPRAR che cos'è? Perché lo SPRAR, tante volte allora, i nostri ascoltatori non tutti lo sanno. È un percorso che noi facciamo fare all'interno della nostra città, dove ci sono 37 persone, nuclei familiari parliamo, genitori e figli minori, dove loro, attraverso la formazione e attraverso l'inserimento nella scuola, fanno un percorso che è di 6 mesi, dove dopo i 6 mesi vengono inseriti. Questi state migranti o no? Migranti. Allora, le mamme si occupano personalmente di portare i figli a scuola la mattina, di portarli alle scuole materne, di cucinare, seguono una vita normale, tranne che durante la giornata devono fare un percorso prima di tutto di lingua italiana, che viene messa a disposizione dalla cooperativa che gestisce lo SPRAR, e poi devono fare una serie di iniziative che gli permette di inserirsi nel mondo del lavoro. Questa è una bellissima realtà che abbiamo in città. Allora, dura 6 mesi. Bene. Allora, assessore, non c'era il titolo della trasmissione di stasera: migranti dall'accoglienza alla sistemazione. Quindi noi abbiamo ascoltato prima il comandante della direzione marittima regionale Giancarlo Russo, che ha dato dei dati molto, molto significativi per gli arrivi. 30.000 migranti giunti solo nel porto di Reggio Calabria nel 2016, numeri molto, molto impegnativi. Come siete organizzati? Perché sappiamo che molto viene poi demandato agli enti locali, in questo caso i comuni, che sono i comuni. Questi numeri come vengono gestiti? Allora, per quanto riguarda i maggiorenni, i migranti partono subito direttamente dal porto, attraverso la collaborazione con la prefettura vengono spostati nei vari enti a livello nazionale, mentre i minori rimangono di competenza dell'amministrazione comunale, del sindaco. Noi sappiamo che in città non ci sono delle strutture di accoglienza, ma solo di primissima accoglienza. E l'ultimo sbarco che c'è stato, vi faccio un esempio, sono arrivati 334 persone, di cui 58 minori. I 58 minori sono rimasti tutti nella nostra città. L'abbiamo sistemati alla Capitaneria di Porto una parte sono andati a Villa San Giovanni, poi sono andati alla Chiesa Cristiana, poi qualcuno a Rizzicoli, però è stata aperta una nuova abitazione presso Piazza Garibaldi, dove ci sono 18 in questo momento. Però proprio questa sera sono stata impegnata, dopo la riunione dello SPRAR con la mia dirigente, ci sono dei ragazzi della Capitaneria di Porto che da qui a mercoledì partiranno per Isola Capo Rizzuto, per Salerno. Ci sono delle località che già hanno fatto richiesta per avere i nostri minori. Sì. Allora, noi ci fermiamo un attimo, sono le 19.31, qualche minuto, poi torneremo anche per approfondire l'argomento sulla sistemazione.
Allora, torniamo in diretta su Turin 104. L'argomento di A Tu per Turin questa sera: migranti dall'accoglienza alla sistemazione. Ci ha raggiunto nei nostri studi Lucia Nucera, assessore alle politiche sociali del Comune di Reggio Calabria. In precedenza abbiamo ascoltato Giancarlo Russo, che è il comandante della direzione marittima della Calabria, sull'impegno della Capitaneria di Porto, della Guardia Costiera, della Marina Militare in generale, insieme ad altre associazioni che si occupano del recupero dei migranti nel Mediterraneo. Ci ha dato dei dati molto significativi: 30.000 migranti giunti nel 2016 nel porto di Reggio Calabria. Microfoni spenti, l'assessore Lucia Nucera ci dava un dato percentuale molto particolare sulla presenza dei minori. Sì, c'era una percentuale questa peculiarità, diciamo, magari sarà casuale, però molto alta, di minori che giungono, minori non accompagnati che giungono al porto di Reggio Calabria, ovviamente è una difficoltà in più per voi. Certo, per la città come Reggio Calabria, sì, noi in città non abbiamo strutture idonee in questo momento, ma soprattutto i minori che giungono sono numeri molto alti. Per un esempio, l'altro giorno su 334 ce ne hanno 58, sì. Però se aumentano gli adulti arriviamo anche a 150-200 minori, che a quel punto la macchina si blocca. Perché sistemare questo numero di minori in città non è semplice. Per sistemare 58, qualche giorno fa ce l'abbiamo fatta tra ville e qualche altra struttura che si è aperta in città, insomma, siamo messi abbastanza bene, anche se stiamo lavorando per sistemare in questi giorni i ragazzi che sono ospiti alla Capitaneria di Porto. Struttura messa a disposizione dalla Direzione Marittima regionale. Sì. Assessore Nucera, nei giorni scorsi, per quanto riguarda la sistemazione di altri minori, abbiamo appreso, avete fatto appunto una conferenza stampa, tra l'altro, dello sgombero dello scatolone. Sì. I ragazzi che erano ospitati presso quella struttura, ora dove sono stati? Allora, i ragazzi dello scatolone in questo momento sono a Isola Capo Rizzuto, divise in tre strutture diverse. Anche se quel giorno, quando li abbiamo spostati, abbiamo anche preso dei ragazzi della Capitaneria di Porto. Attualmente sono lì in queste strutture idonee. Non dimentichiamo, anche nel momento che c'è stata la conferenza stampa, io l'ho ribadito, che alcuni dei ragazzi della Capitaneria di Porto sono tornati indietro, cioè ci sono stati tre ragazzi che sono tornati. Io infatti assistiamo sempre al rientro dei ragazzi, anche quando li abbiamo spostati sempre dallo scatolone su Ardore, cinque dei ragazzi sono ritornati il giorno dopo e il giorno dopo ancora ne sono tornati altri. Allora, il discorso che si torna, sappiamo bene che la struttura non era idonea, era stata aperta solo per un paio di giorni e poi è rimasta aperta sei mesi. Però il discorso che si cerca di ritornare sempre da parte dei ragazzi, allora io penso che una parte di umanità, al di là della struttura non idonea, i ragazzi hanno percepito la volontà nostra di risolvere i problemi e l'umanità che c'era da parte nostra, da parte degli operatori all'interno di queste strutture. Ovviamente, ecco, noi abbiamo cercato di scindere l'accoglienza dalla sistemazione. Noi sappiamo che ci sono molte associazioni di protezione civile, la Caritas diocesana soprattutto, e altre associazioni di volontariato che si stanno impegnando molto. Penso all'associazione l'associazione che gratuitamente ha gestito lo scatolone con grande dedizione, tra l'altro, assolutamente, in più occasioni. E io ringrazio le associazioni, perché senza di loro non potevamo assolutamente andare avanti con questa macchina, perché molto dietro complessa, è molto complessa, perché dietro dietro c'è molto. Noi abbiamo ascoltato proprio sull'argomento relativo al problema dei migranti, abbiamo registrato anche un commento dell'europarlamentare Laura Ferrara, perché il problema ricade soprattutto sugli enti locali, in questo caso i comuni. Però c'è da dire che, insomma, un po' tutta l'Europa dovrebbe essere impegnata. Noi ascoltiamo appunto l'europarlamentare Laura Ferrara, poi torneremo subito proprio per commentare quello che ci ha detto. È una situazione estremamente complessa, è una situazione che è affrontata a livello europeo da oramai più di 2 anni. Sia il Parlamento europeo sia le altre istituzioni europee, dunque Commissione e Consiglio, stanno cercando di affrontare questa tematica con un approccio olistico. Quindi
risolvere a livello nazionale, a livello europeo e a livello internazionale, con riguardo sia a vie legali di accesso all'Unione Europea, sia con riguardo alla lotta all'immigrazione irregolare, sia con riguardo ai rimpatri e alla tutela anche del sistema Schengen. Devo dire purtroppo con grande rammarico che non, ad oggi ancora non ci sono i risultati che ci aspettavamo, e questo è evidente perché regioni come la Calabria o in generale comunque l'intero paese Italia è estremamente in ginocchio, cioè vive in una situazione di estrema difficoltà e di estremo disequilibrio rispetto a tanti altri stati membri dell'Unione Europea. E ciò nonostante ci sia una piena consapevolezza oramai circa il fatto che c'è un disequilibrio, cioè non c'è una vera e propria condivisione delle responsabilità e dunque non c'è una vera e propria solidarietà. Ciò nonostante questi principi di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità siano principi sanciti nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dunque dovrebbero essere rispettati e applicati da parte di tutti i 28 Stati membri. Ad oggi non c'è questa situazione. Si sta discutendo sull'interpretazione da dare al concetto di solidarietà, che è già qualcosa che, voglio dire, fa un po' rabbrividire. La solidarietà o c'è o non c'è, o si dimostra con i fatti o a parole è inutile, e invece si discute sulla solidarietà flessibile, sulla solidarietà effettiva, sulla solidarietà economica, sulla solidarietà in momenti di emergenza. Ecco, questo fa capire come si stia facendo di tutto, ci si arrampichi sugli specchi pur di non accettare un'equa ripartizione delle responsabilità. L'immigrazione è un tema scomodo che non viene spesso strumentalizzato da parte di tutti i partiti politici, e soprattutto in periodi come questi di campagna elettorale il mio sguardo è volto anche ad altri paesi, alla Germania, alla Francia, all'Olanda o anche alla stessa Italia. Sono delle tematiche estremamente divisive, estremamente complesse, e quindi portano poi a non prendere mai una decisione, perché prendendo una decisione automaticamente si perde sempre una certa fetta di elettorato. Diversi concetti molto duri, però evidentemente rispecchiano molte delle difficoltà che poi gli enti locali subiscono in qualche modo e vivono. Diceva Laura Ferrara, equa distribuzione delle responsabilità che manca da parte dei 28 paesi dell'Unione Europea, ci si arrampica sugli specchi, e poi questo concetto di solidarietà che viene sviluppato come se fosse un argomento dalle numerose sfaccettature. Di riflesso, diciamo, tra virgolette, questa ipocrisia dell'Unione Europea, un comune come Reggio Calabria già in difficoltà, come viene vissuta? Allora, intanto lei condivide quello che allora sì, condivido quello che dice l'europarlamentare, però devo dire anche un'altra cosa: una città come Reggio Calabria, con tutte le difficoltà che sono tutti i giorni sui giornali e trovano subito spunto e occasione per attaccarci con queste graduatorie, pseudo graduatorie. Allora, io penso che le graduatorie sono fatte di servizi e tutto il resto, però siamo i primi, penso, in Europa come città accogliente. Questo non lo dice nessuno, però l'amministrazione di Falcomatà ha dato prova a livello europeo cos'è l'accoglienza e cos'è l'ospitalità nella difficoltà, cosa che nessuno ha tenuto in considerazione. Se ognuno facesse la sua parte in questo momento a livello europeo, ma anche a livello italiano, non ci spostiamo tanto sull'Europa. Sì, diciamo che l'Italia è il paese più esposto. È un po' divisa. Il Sud Italia è ulteriormente più esposto, proprio perché gli arrivi vengono dal Nord Africa, dal Medio Oriente, quindi diciamo, le rotte sono quelle più esposte. Noi sentiamo decine di no, perché ci mettiamo al telefono a parlare con gli SPRAR, con i CAS, per trovare le sistemazioni per i nostri ragazzi, per gli adulti, e ci sentiamo dire no. Allora, come mai, mi penso, allora questa è la mia riflessione personale, allora striscia la notizia che si è parlato tanto in questo periodo, non va in queste città che dice no, eppure sono i primi in classifica per quanto riguarda la vivibilità, la qualità della vita, e vengono a Reggio Calabria? Io questo mi chiedo. Allora, andate dove dicono no, invece di venire dove... Venite anche qua da noi con tante difficoltà, che li accogliamo i ragazzi e cerchiamo
dalla mattina alla sera a sistemarli. Io volevo parlare un attimo del mio settore, il settore politiche e sociali, che vi posso assicurare. È qui apposta, perché sappiamo che lei si occupa anche dei migranti. Migranti, però vi posso dire che qui ho delle persone che lavorano, persone veramente eccezionali, che lavorano anche 20 ore al giorno. Ora la nave è arrivata sabato, allora le nostre signore erano lì a lavorare fino alle 19 e alle 20 di sera, perché non finisce al porto. Poi c'è la prefettura, c'è l'ospedale, perché alcuni ragazzi sono stati ricoverati, c'è la questura, ci sono le strutture, c'è tutto il resto. Queste signore non sono neanche retribuite, se parliamo proprio economicamente, che noi in questo momento non diamo lo straordinario. Quindi, insomma, allora posso dire, allora, secondo me non sarebbe più giusto magari vedere di attingere a una qualche fonte di finanziamento per poter magari retribuire queste persone e riuscire anche a essere però in questo più momento non sono previsti, no, però in questo no. momento sicuro, cioè ci mancherebbe altro, però io dicevo la mia è proprio una proposta vera e propria, vale a dire, insomma, visto che ci sono dei fondi o perlomeno magari si possono vedere di reperire, chiaramente non dalle casse del comune, no, io parlo vedremo aiuto nazionale, governo nazionale che mandi dei fondi proprio perché abbiamo bisogno di aiuto. Cioè abbiamo bisogno anche del personale, perché noi abbiamo un settore particolarissimo che gestiamo tante difficoltà a livello cittadino. Ma proprio su questo argomento noi ascoltiamo un altro contributo dell'onorevole Enza Bruno Bossio, proprio su una, ecco, cade proprio a pennello l'osservazione a fagiolo. È proprio su una proposta che è in fase di discussione proprio al Parlamento, quindi ascoltiamo la Bruno Bossio e torneremo proprio su questo argomento. E andiamo. PRAR significa accoglienza diffusa con il coinvolgimento degli enti locali. Sì, sono gli enti locali, come ha ben presentato anche il Presidente dell'ANCI nell'ultima conferenza, sono gli enti locali che si propongono ad accogliere questi migranti. Noi sappiamo che per ciascun migrante c'è un contributo di 35 euro a persona, di cui i migranti, tengo a ribadirlo, hanno diritto solo a cosiddetto pocket money di 2,50 euro, il resto sono soldi da investire nell'accoglienza. Ora, se questi soldi finiscono in mano ai gestori privati nei CAS o in ECARA, diventano business; se invece vanno nelle mani della comunità, dell'ente locale e del comune, possono diventare ricchezza sociale, non solo perché producono indotto lavorativo per i giovani o non per gli abitanti di quel comune, ma soprattutto perché contribuiscono al ripopolamento, per esempio penso al sud e alla Calabria, delle aree interne che vedono via via scappare sempre di più i giovani e restare soltanto gli anziani. Allora, era Enza Bruno Bossio, che è parlamentare del Partito Democratico. Prima abbiamo ascoltato Laura Ferrara, europarlamentare 5 Stelle. La Bruno Bossio in qualche modo cerca di sostenere anche gli enti locali, che sono, sì, abbiamo sentito la proposta dell'ANCI, che sono appunto i comuni, quelli più esposti, in questo caso Reggio Calabria, ma anche un sostegno a quei piccoli comuni che lei citava ad esempio prima, potrebbero ospitare questi sì, migranti. Cosa ne pensi di quello che ha detto appunto l'assessore Annucciari? Noi in questo momento, quando diamo in gestione il servizio, quello che diceva il parlamentare, è tutto quello che percepisce chi gestisce il servizio. Per quanto riguarda il discorso del comune non rimane niente a noi, assolutamente. Certo, di gestire il discorso in un altro modo potrebbe diventare una fonte di reddito anche per il comune, avrebbero dei soldini. Certo, bisogna un po' fare il punto della situazione, anche c'è la possibilità anche di aprire all'interno di alcuni comuni più piccoli rispetto come Reggio Calabria anche dei CAS e degli SPRAR, che possono gestire in modo diverso, dove parte dei 45 euro previsti per ogni migrante oltre i 2,50 del pocket money, che possono rimanere anche dopo tutto il servizio, e può rimanere qualcosa al comune, perché no? E anche l'inserimento, allora, perché io sono d'accordo anche all'inserimento lavorativo, perché io non lo voglio chiamare problema il discorso dei migranti, perché non è un problema. Allora, nel momento in cui i migranti no,
No. Il problema è però la gestione. La gestione, sì. Però queste, allora, queste persone che fanno un percorso di 6 mesi negli SPRAR, allora i comuni li possono utilizzare anche per lavorare all'interno del comune, certo, in alcuni settori. Io credo che questo può diventare, potrebbe essere una direzione, una, sì, direzione per produrre, anche perché loro, sì, per ottimizzare più la maggior altro, parte di cosa, questi ragazzi, poi considerato che non ci rimane niente, non ci rimane niente in casa, niente, noi lavoriamo alla fine gratis, poi certo, noi arrivano tutti questi migranti, noi non facciamo nient'altro che tenerli nelle nostre strutture per un periodo e poi li mandiamo negli SPRAR, nei CAS di altre regioni, di altre province, non rimane niente a Reggio Calabria. Allora, quindi noi facciamo il lavoro sporco, fondamentalmente facciamo l'accoglienza, okay. Allora, in questo caso è interesse da parte dell'amministrazione, in questo momento stiamo lavorando per avere delle strutture idonee dove i ragazzi possono fare il percorso e rimanere anche da noi. Il nostro SPAR che abbiamo qui in città, stiamo facendo proprio questo con 35 persone come nuclei familiari, per inserirli nel nostro tessuto. Allora, loro sono al quarto mese, altri 2 mesi, e poi ci saranno altre 35 persone che prenderanno questo posto. C'è turnover. Che loro si devono già inserire nel mondo del lavoro. Questo è il percorso. Non dimentichiamo che noi abbiamo in questo momento in valutazione uno SPRAR minorile per minori che partirà tra qualche mese. Stiamo aspettando da parte del Ministero la valutazione di questo SPRAR, che sarà un'altra cosa importante per la nostra città, dove i minori faranno questo percorso, ed è molto importante. Questa è una buona notizia. Proprio nel corso dell'ultima conferenza stampa che riguarda appunto l'argomento migranti, assessore Nucera, è stato detto che la prefettura ha erogato o dovrà erogare una premialità di circa 400.000 euro al comune per il lavoro svolto fino adesso. Questi fondi però dovranno essere gestiti per la risistemazione degli impianti, o pensate di scatolone? Letto dalle cronache giornalistiche. Allora, noi abbiamo ricevuto già questi 400.000 euro che noi possiamo impiegare. In questo momento stiamo valutando. Diciamo che è una premialità per il lavoro svolto. Una premialità significa, sì, per il buon lavoro che fino adesso è stato svolto con il sacrificio. Allora, questi fondi saranno assolutamente impiegati per le strutture che noi abbiamo già fatto i sopralluoghi in alcune strutture. Che sono lo scatolone e la palestra di Archi, o c'è allora, qualcos'altro? Questi siti saranno bonificati, e abbiamo fatto già i sopralluoghi, e i lavori pubblici hanno fatto già i sopralluoghi, a breve saranno ridati assolutamente alle associazioni sportive che li utilizzavano già. Parte di questi fondi saranno impiegati per le strutture idonee che noi stiamo valutando sul territorio del Comune Reggio Calabria, per fare delle strutture per i minori. Ma avete mai ipotizzato la caserma a Piazza Sant'Agostino, l'ex caserma Duca d'Aosta, che è chiusa, del prefettura? Lì avete pensato? Allora, essere una struttura già comunque. Allora, idonea, quanto ne so io avevo chiesto per quanto riguarda la caserma Mezzacapo. Allora, se non sbaglio, è della procura questa. Della prefettura già, è stata già data e non è possibile. Quindi cosa farà? Rimarrà chiusa? Rimarrà chiusa, non lo so, le camerate già ci sono, le cucine ci sono, i bagni ci sono, invece di dare una struttura, assolutamente tenerla chiusa per un piccolo ufficio per i bolli dell'auto, ecco, insomma, però ci sono delle strategie che personalmente magari pungolare questa prefettura che allora tiene chiusi i palazzi, penso pure il centralino. No, sicuramente ci sono sicuramente altre iniziative che la prefettura vuole fare in questa struttura che noi magari in questo momento non siamo conoscenza. Certo, saranno strutture, noi attraverso i beni confiscati, attraverso immobili presenti sul territorio di proprietà del comune, noi stiamo valutando alcuni. Alcuni di questi sono ad esempio la scuola di Podargoni, che in questo momento abbiamo fatto già 2 sopralluoghi e che penso che nell'arco di 2 settimane sarà pronta e ci sarà la possibilità di ospitare 40 minori. Però ci sono altre strutture che stiamo valutando, sia su Pellaro che su altre confiscate. Per esempio c'è il Mazzini, no? L'ex scuola Mazzini, che io la vedo tutti i giorni, mi piange il cuore. Lo so, quella struttura non è possibile perché hanno detto che tra altre cose non è neanche agibile.
c'era il centro Girasole, ex centro Girasole, so che qualche associazione, la Caritas, aveva ipotizzato, però non questo momento difficile, non è difficile trovare. Vabbè, assessore, un pur parlé, chiaramente non è che possa però allora in questo momento io allora al di là di ogni situazione credo che bisogna trovare una struttura idonea con del terreno intorno, parliamo di minori. Ecco, perché l'ex caserma Mezzacapo era già pronta. Io penso che l'amico nostro, non lo so perché questa casa Noi questa valutazione viene fatta perché comunque abbiamo parlato anche con altre associazioni che si occupano, cioè una caserma che è già pronta con le camerate, le cucine, l'infermeria, il cortile interno, cioè tenerla chiusa con la prefettura che si occupa proprio di questo argomento, di questo settore, però non sappiamo se la prefettura non sappiamo se un'altra attività, ecco, magari posso chiedere no, allora, ecco, perché io sono per le cose semplici, no, sono una creatura semplice, allora noi l'abbiamo noi l'abbiamo mai chiesta alla prefettura, noi comune, cioè tipo scusi signora prefettura, ci presta la caserma Mezzacapo, cioè questo so non è che era è destinata ad alcune attività. Ah, quindi c'è qualcosa, cioè, già in progetto. Io, allora, chiaro. La prossima riunione che ci sarà, questi tavoli tecnici sono molto spesso. Sì, io lo chiederò per lei esattamente. No, no, per me, io faccio il giornalista. Mi hanno detto benvenuto Mario Vedere, che vorrebbero sapere. Lo sprar minorile, già la struttura è stata già individuata, però per quanto mi riguarda, siccome parliamo dei minori, io personalmente penso che queste strutture, che i minori devono stare almeno 6 mesi per un percorso, penso che ci deve essere parte del terreno intorno, un bel giardino, perché parliamo sempre di minori. Vetere, non tenerli, dica che la casema Mezzacapo c'è, e perché tenerli, l'abbiamo già. All'interno c'è un bel cortile dove si sì, un bel cortile, la conosco bene. Allora, noi proprio sui minori, assessore Nucera, abbiamo un altro argomento che è definito un problema nel problema. Sentiamo ancora Laura Ferrara proprio su questo argomento, perché sappiamo che sui minori ci sono dei risvolti molto molto delicati. Ascoltiamo. Sì, purtroppo sì. Ascoltiamo. Allora, rappresenta il dramma nel dramma, sono la categoria di soggetti più vulnerabili in assoluto e in base anche ad una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella legislazione bisogna sempre avere come prioritario interesse l'interesse superiore del minore, quindi bisogna essere sempre orientati alla massima tutela possibile. Con riguardo alle nuove proposte di cui si sta discutendo per i minori non accompagnati, c'è in ballo la presentazione, la nomina nel più breve tempo possibile, si parla di 5 giorni, di un tutore volontario, questo proprio per evitare che in questo lasso di tempo si verifichino le scomparse dei minori non accompagnati. Evidentemente alla presentazione... Ecco, quant'è la percentuale dei minori non accompagnati che scompaiono? Purtroppo la percentuale è che un terzo dei minori non accompagnati che arrivano nell'Unione Europea scompaiono, se ne perdono completamente le tracce, finiscono nel mondo della vendita degli organi, del traffico degli organi o comunque della prostituzione, quindi o anche dello sfruttamento minorile da un punto di vista lavorativo. Quindi è necessario assolutamente avere la possibilità di tracciare i loro movimenti e di tutelarli nella maniera migliore possibile. Fronte di una nomina con termini stringenti bisogna assicurare anche la presenza di tutori volontari che ad oggi mancano perché appunto come dice la definizione stessa, essendo volontari manca una vera e propria retribuzione e quindi ciò scoraggia molti a prendersi comunque delle responsabilità a fronte di una retribuzione inesistente. Quindi bisognerebbe incentivare comunque diverse categorie di persone formate, che è un altro tema estremamente importante, quello di formare in maniera adeguata queste persone a tutelare un minore non accompagnato con interpreti, mediatori culturali, in modo tale da garantire quindi il massimo livello possibile di tutela e anche dare una boccata di ossigeno ai sindaci che in assenza di tutori volontari si vedono nominati appunto come tutori, come responsabili, quindi con un carico, con delle responsabilità che si vanno ad aggiungere a tante altre che già hanno. Allora, l'europarlamentare Ferrara poneva 2 argomenti abbastanza drammatici. Intanto la percentuale di minori che scompaiono, questa è la domanda che volevo fare, se l'avete registrato pure voi qui in città di Reggio, e poi un argomento un po' più pratico, questa istituzione del tutore volontario che potrebbe, secondo il Parlamento europeo, in questo caso la Ferrara,
aiutare il lavoro dell'ente locale in questo caso. Ma parliamo appunto dei minori non accompagnati, seppure voi qui come vostro osservatorio avete registrato questo, purtroppo questo problema che magari non si dice ma c'è, della scomparsa dei minori non accompagnati. Allora, quando arrivano al porto noi li seguiamo, assolutamente non abbiamo dei numeri sulla scomparsa nelle nostre strutture di minori, assolutamente no. E il discorso che c'è questa parte, purtroppo quest'altra faccia, è vero che i ragazzi sono soggetti alla tratta, tutto il resto, perché alcuni di loro vengono già arrivano qua già da noi con un percorso già tracciato, non lo dimentichiamo questo qua, hanno già il numero di telefono, dei contatti e le cose già in Europa loro, assolutamente. E soprattutto questa parte diventa difficile soprattutto con le ragazze e con le donne adulte, diventa molto difficile lavorare con loro, e non voglio entrare nei particolari, ma è un settore ancora più scabroso, insomma. Però la cosa che volevo dire per quanto riguarda il filmato, sì, potrebbe essere una cosa interessante il tutore volontario che magari in un certo modo ci aiuta per quanto riguarda il percorso dei minori. Però la cosa che non sono d'accordo con la parlamentare è che si metta sempre il discorso economico prima di ogni cosa. Allora, se un operatore lo vuole fare volontariamente di seguire un minore, non deve essere assolutamente retribuito. Io è una cosa che mi dà veramente fastidio, che si mette sempre discorso economico, non sono retribuiti, non lo vogliono fare. Allora, chi lo vuole fare assolutamente questo percorso? Ci sono tanti volontari nella nostra città che non finirò mai di ringraziare. Sì. Questo è volontariato alla fine. Uno si prende in custodia, segue due o tre ragazzi, gli fa un percorso con loro, li aiuta a livello di inserirli, la struttura, se sono seguiti bene, tutto il resto. Perché dobbiamo sempre parlare di soldi, soldi, soldi? Questa è una cosa che a me sinceramente non piace, l'ho affrontato anche prima con i dipendenti del mio settore, eppure loro non ce lo fanno liberamente, tranquillamente, hanno anche loro delle famiglie e tutto il resto, però non guardano mai l'orologio e non guardano che giorno è, se è domenica, se è Natale, se è Pasqua. Questa non lo guardano mai. È un bel concetto. Benvenuto, noi siamo in conclusione, però sì, l'assessore aveva una piccola richiesta. Sì, sì, fuori argomento. Io volevo invitare per mercoledì 1 marzo al Palazzo Corrado Alvaro, ci sarà la presentazione da parte dello scrittore. Palazzo Corrado Alvaro dove? A Reggio Calabria. Palazzo ex della provincia, adesso città metropolitana. Ci sarà Romeo, lo scrittore Romeo, che presenta il libro Diario a confronto, che è un diario di due scrittrici. Uno parla di Anna Frank e l'altro di un'altra ragazza, è una cosa molto interessante. No, conoscendola in lingua italiana o in greco antico? È in lingua italiana. Ah, okay, no, giusto. È in lingua italiana. Si può tradurre più in là. Si può tradurre. No. Io allora, visto no, che Benvenuto l'ha detto con la. Ne approfitto per ricordare la grande passione che ha l'assessore per noi. Grazie, grazie. Okay, okay. Quindi, mercoledì a che ora? A mercoledì alle 10. Alle 10, perfetto. Siete tutti invitati, le scuole soprattutto, che vengano veramente, una cosa molto interessante. Per noi mercoledì è un gran bel giorno. Ah sì, come mai? Sì. Dai, chi lo dice? Lo dici tu o lo dico io? Il primo marzo Radio Touring festeggia 41 anni. Quest'anno 41 anni. Bene, allora sì. E Video Touring 2. Video Touring, no, 3. Ah, benissimo. 3, è vero. 2014 era. Sì, sì, 2014. Sono passati 3 anni di Video Touring. La miseria. Allora brindiamo? Sì, assolutamente sì, lo salvi. Stinia, sarà diciamo previsto, noi. È previsto qualcosa per sabato che coinvolge un po' tutta la città. Cioè, ci auguriamo, però ancora non possiamo Stinia, parlare. Stinia, allora, non... alla salute. Siete che? Stinia. Ah, Silia. Okay, Stinia. Ok, perfetto. Grazie, allora, grazie all'assessore Lucia Nucera, assessore alle politiche sociali del Comune di Reggio Calabria. Vi ricordo l'argomento di questa puntata era migranti dall'accoglienza alla sistemazione. Ovviamente. Grazie. Se avremo altre notizie, argomenti che riguardano questo settore, questo argomento, insomma, cercheremo di affrontarli nella maniera più costruttiva. Prima di chiudere, che ovviamente voglio che chiudi tu, però visto che siamo in tema di compleanni, grande auguri alla nostra Simona Tripodi e alla sua Death Touring delle 7 alle 9. Sì, l'abbiamo fatti, quindi rinnoviamo, infatti, anche perché rinnoviamo. Simona Tripodi ci ascolta sempre, quindi infatti, rinnoviamo anche gli auguri di buon compleanno a Simona Tripodi. Grande Super Simo, vai in chiusura e poi... Ovviamente torniamo. Ringraziamo l'assessore Lucia Nucera, ovviamente per la disponibilità e per le tante grazie informazioni che abbiamo cercato di dare nel corso di questa nuova puntata di A Tu per Touring.